Caro diario, è ormai un anno che conviviamo con questa brutta pandemia. Non avremmo mai immaginato che le nostre semplici abitudini sarebbero cambiate velocemente. Anche i gesti più semplici sono stati cambiati completamente. Salutarci con una stretta di mano, abbracciarci, stare insieme e condividere uno spazio solo per fare due chiacchiere. L'impatto del coronavirus per noi adolescenti è stato una sfida sia fisica che mentale. Ci ha messo di fronte all'isolamento forzato, perdendo ogni punto di riferimento. Stiamo vivendo la scuola e le nostre amicizie attraverso la tecnologia. Non poter fare più sport mi fa cadere nello sconforto più totale, perché era l'unico momento della giornata in cui tutti i problemi non esistevano più. Oggi mi vedo catapultata in un mondo senza certezze. Non riesco a sognare o ad immaginare come possa essere il mio futuro. Non ti nascondo che in questo periodo l'ansia prevale su tutto. Con la professoressa di psicologia stiamo studiando che spesso provoca anche disturbi del sonno o dell'alimentazione, che in alcuni casi, se diventa patologica, porta al suicidio. A questo proposito ti racconto un episodio che mi è accaduto quest'estate con una mia cara amica. Eravamo in spiaggia e parlando del lockdown iniziato a marzo, Giorgia, che soffre di attacchi di panico, ha accusato un forte senso di soffocamento e palpitazioni. Quando si è ripresa, ci ha raccontato che ha iniziato a soffrirne da quando ci hanno messo in quarantena. Ormai vivo 24 ore su 24 attraverso il computer. Le mie giornate sono diventate monotone. La mattina mi collego in chat con i prof, il pomeriggio svolgo i compiti assegnati e in tarda serata mi incontro in videochiamata con i miei amici. Inizialmente ero felice di fare lezioni in chat perché non dovevo alzarmi presto, le ore scolastiche erano dimezzate e niente più compiti in classe. La tecnologia è sì social, ma non è per nulla socializzante. Infatti, attualmente faccio un po' di fatica a concentrarmi durante le lezioni online, perché sono stanca di stare dietro un computer e mi piacerebbe tornare alla mia vecchia routine, fatta di emozioni e tanti colori. In questi momenti difficili, dove la solitudine prevale nelle nostre case, il mio pensiero va ai miei nonni, che hanno affrontato e continuano ad affrontare questa pandemia con forza e speranza. Anche loro, con molta difficoltà, sono diventati un po' tecnologici. Ci siamo visti tramite videochiamate e si parlava del più e del meno. Ma quello che mi è mancato di più sono stati i loro abbracci e i loro baci. So con certezza che le nostre vite non torneranno più indietro. Purtroppo nessuno è in grado di stabilire i tempi di questa pandemia, quindi solo rispettando le regole potremo vincere questa battaglia.